Ci troviamo a Cavadalica, dove questa mattina l'amministrazione comunale di Scicli ha incontrato i residenti per un progetto a breve termine che riguarda la riqualificazione di tutte le contrade del territorio di Scicli, appunto non solo contrada Iungi ma anche Cavadalica, dove proprio questa mattina appunto il sindaco ma anche il neo assessore Enzo Giannone, diversi consiglieri comunali hanno voluto dare voce e spazio proprio ai residenti per sentire e capirne le istanze, per farsi trovare soprattutto pronti per la prossima stagione estiva. Ricordiamo che Cavadalica è uno dei tanti tasselli, dei tanti incontri che questa amministrazione ha programmato in queste settimane. Buongiorno, allora benvenuti a tutti a questo secondo incontro pubblico che l'amministrazione, la maggioranza politica e consigliere a sostegno della Giunta Marino sta organizzando in questi mesi, dapprima nelle borgate e poi a Iungi e nel centro storico. Questo secondo round appunto di incontri si colloca all'interno di un percorso di ascolto che l'amministrazione e la maggioranza hanno avviato con l'obiettivo di confrontarsi con i cittadini, ascoltare ciò che non va e ovviamente risolvere le criticità. Si parte dalle borgate perché? Perché le borgate sono state nei precedenti anni, nella precedente amministrazione, sostanzialmente appunto abbandonate sia politicamente che a livello amministrativo. Tant'è vero, lo dico anche da residente a Cavadalica, tutto l'anno non si era mai visto appunto un'amministrazione che in un periodo non elettorale venisse qui a svolgere, a tenere un incontro di questo tipo. Partiamo dalle borgate appunto per questo motivo. E poi appunto ci sposteremo nell'area urbana Iungi e poi nel centro storico. Questi incontri seguono un po' quello che è il claim della campagna elettorale, all'epoca il dillo a Mario, ora il dillo al sindaco. Intanto un ringraziamento ai proprietari del Maracaibo che ci ospitano oggi e un ringraziamento a voi che siete appunto venuti così numerosi a confrontarvi con la maggioranza, con il sindaco, con l'amministrazione. Colgo l'occasione anche per dare un saluto e un benvenuto ai due nuovi assessori della Giunta, quindi l'assessore alle borgate, sport, turismo, promozione culturale Peppe Puglisi, l'assessore Enzo Giannone per le manutenzioni e altre deleghe di natura tecnica. E poi salutiamo anche la Presidente del Consiglio Comunale presente qui in qualità di consigliera comunale eletta con la maggioranza e ai consiglieri comunali, tutti agli assessori, alla Vice Sindaca Concetta Drago, all'esperto Elio Tasca, ai servizi sociali, Cettina Portelli e poi ovviamente io ora saluto il Sindaco e ora lascio la parola al consigliere comunale Salvatore Causarano che interverrà per fare appunto un breve saluto a nome dei consiglieri comunali della maggioranza e poi lasceremo la parola al sindaco. Una cortesia, una gentilezza, quando appunto si andrà a iniziare con il confronto, chi vorrà intervenire massimo gentilmente due domande così da poter garantire a tutti la possibilità di intervenire e appunto potersi confrontare con l'amministrazione. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti in modo così numeroso. Porto il saluto mio e dei consiglieri di maggioranza qui presenti. Sono felice di vedervi numerosi perché ovviamente è segno di partecipazione e quindi è sempre segno di democrazia. Siamo qui proprio per tenere fede a quello che era un impegno preso già in campagna elettorale, di avere un costante contatto con le borgate. E considerate che questo non è un intervento puntuale, ma è il primo di una serie di interventi che si ripeteranno ciclicamente, quindi per avere sempre un costante contatto con i residenti nelle varie borgate. Come diceva prima Matteo, dobbiamo cercare di superare un gap che c'è stato con le passate amministrazioni, in cui magari le borgate sono state un po' trascurate, e in particolar modo Cavadalica, lo sappiamo tutti. Io vivo gran parte dell'anno a Bruca e conosco benissimo i problemi, ma sono felice di ascoltare anche da voi quali sono le stanze e quali sono appunto i problemi che dobbiamo risolvere. Siamo una comunità e quindi in questo caso sappiamo tutti benissimo che nessuno ha la bacchetta magica da poter risolvere tutti i problemi in un momento, e come comunità quindi ci daremo anche delle priorità, affronteremo i problemi che prima di tutti riteniamo tutti insieme necessari e prioritari, e via via cercheremo di risolvere tutti i problemi che si presenteranno in questo percorso
con degli incontri che faremo anche in futuro. Grazie per la partecipazione. Buongiorno a tutti. Non voglio dilungare con i saluti, con i ringraziamenti sia al padrone di casa sia a tutti voi che oggi in una giornata che poteva anche essere, ho avuto delle indicazioni, poteva essere migliore forse la domenica, mi è stato suggerito, lo faremo in un'altra occasione. Io vi voglio solo ribadire una cosa che hanno già detto i miei predecessori. Questo è un incontro che è il primo incontro, perché come abbiamo detto in campagna elettorale saranno fatti diversi incontri a cadenza penso di 3 mesi ciascuno, in modo da conoscere in questa fase le criticità che già in parte sappiamo, in parte già stiamo cercando di recuperare, ma soprattutto di attenzionare altre problematiche che voi sicuramente conoscete meglio di noi. Così le mettiamo in calendario e, come abbiamo detto, siccome abbiamo le idee chiare per quanto riguarda la stagione estiva in particolare, crediamo che si debba affrontare entro e non oltre il mese di aprile, fine aprile di ogni anno, perché già con la stagione primaverile inoltrata già tutte le strutture, tutte le frazioni debbono già avere almeno le cose essenziali già fatte, in modo da poter essere fruibili al 100% in questa fase. Poi ci saranno delle operazioni, dei lavori, delle manutenzioni che verranno puntuali, fatte magari quelle giornaliere, quelle più importanti, ma diciamo che il grosso deve essere sviluppato da parte della nostra amministrazione entro e non oltre il mese di aprile. Mi riferisco soprattutto per quanto riguarda i parcheggi, per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda le spiagge, l'arenile, le pedane, perché già dal mese di aprile credo che le nostre spiagge debbano avere tutte queste cose già pronte per la nostra collettività. Ci crediamo, abbiamo sempre creduto in queste cose, sono convinto anche che per quanto riguarda il verde, per quanto riguarda altri particolari, già vi comunico che abbiamo appaltato anche i lavori del verde pubblico, che era più di 20 anni che non si facevano in tutto il nostro comune, frazione compresa. Si era aggiudicata una ditta di Scive, tra l'altro Cintoli, molto conosciuta, e quindi penso che fine prossima settimana inizieremo con questi lavori, chiaramente di pulitura del verde pubblico sia al centro e sia nelle periferie e nelle frazioni. Quindi tutto questo già è stato programmato, abbiamo già le idee chiare su delle manutenzioni da fare, abbiamo già attenzionato e sono in fase di appalto 2 lavori molto importanti. Uno riguarda il famoso muro qua di via Frine, che già ho il progetto qua che è stato già approvato e siamo in fase di appalto. Sono convinto che la prossima settimana verrà appaltato e di conseguenza inizieremo da subito i lavori, il tempo di formalizzare gli atti con l'impresa, e inizieremo da subito i lavori, perché si tratta di 30 metri lineari di muro e credo e spero di riuscirci entro fine prima dell'estate del mese di luglio, quando inizia effettivamente la stagione ad alto livello. Quindi io penso già alcune risposte anche per quanto riguarda l'altro lavoro che già è in fase di appalto, che è quello delle acque bianche di via Paganini, per eliminare o cercare di attutire almeno il problema che c'è in via Gorghi, dove si appantana sempre, chi conosce Cavadalica conoscete meglio di me il problema, per fare non arrecare danni alle vie che sono sottostanti alla via Gorghi, mi riferisco a via Beatrice, via Isaia e quant'altro, perché poi c'è, una volta ci sono le acque un pochino eccessive, creano un dilavamento del terreno e portano la sabbia, chi è di Cavadalica sicuramente conosce meglio di me, in prossimità del Mare Caibo, nella parte della litorale. Quindi anche questo è un progetto già fatto ed è in fase di appalto e vorremmo iniziarlo nel più breve tempo possibile. Quindi già questi sono 2 lavori che abbiamo attenzionato, che sono già pronti per essere quasi iniziati. Un altro
bella notizia, penso, si riferisce alla Bambinopoli, che già è stata approvato il progetto per un importo di 50.000 euro e già è stata individuata l'impresa e verrà fatta una Bambinopoli nuova che sostituirà quella ormai deteriorata e obsoleta che abbiamo qua di fronte. Anche questo penso che prima dell'estate sarà fruibile un pochino a tutti. Per quanto riguarda altri lavori, li stiamo attenzionando, ci sono grossi progetti, per esempio su Via del Mare vorremmo fare un collegamento, ne stiamo parlando, ma è in fase di studio. Vorremmo collegare il parcheggio che c'è, la parte dalle docce fino a Via del Mare, con delle opere in legno, con dei ponticelli in legno, per creare un percorso pedonale che porta fino a San Piero, quindi diciamo al parco Costa di Carlo. Ci stiamo lavorando, l'ufficio tecnico già l'ha avviato, si parla di un progetto all'incirca di 1,5 milioni di euro e cercheremo di sfruttare questo periodo favorevole, che è quello che riguarda i famosi PNRR. Già ne abbiamo presi parecchi e quindi sotto questo punto di vista vogliamo continuare a proseguire questa strada, perché abbiamo altri 2,5 anni e crediamo in questa particolare misura, perché in questi 2,5-3 anni possiamo ancora incamerare tanti finanziamenti che saranno ben presto risolti. Un'altra cosa importante, soprattutto per Cavadalica, mi riferisco alla parte verso Contrada Corvo, abbiamo avuto quest'anno serissimi problemi di acqua, non abbiamo potuto erogare l'acqua come si deve, anzi ci sono stati lunghi periodi che non abbiamo potuto, abbiamo avuto un mare di lamentele perché non avevamo acqua in quella zona. Bene, l'abbiamo affrontata già da subito, da quando ci siamo insediati, e abbiamo trovato un pozzo che ci hanno dato in comodato d'uso l'ESA, e che ci dà all'incirca un 17 litri di acqua secondo, che verranno aggiunti alla condotta di Contrada Petraro, e con una canalizzazione, con delle opere idrauliche, verrà a convogliare l'acqua sull'acquedotto principale, e quindi dovremmo eliminare questi problemi che abbiamo sia su Cavadalica, sia su Donna Lucata nella parte alta, e sia su Iungi, verso, sempre per la parte più alta di Iungi. Quindi queste sono problematiche che già abbiamo affrontato e che abbiamo risolto. Chiaramente lo metteremo alla prova, ma siamo già convinti da uno studio preliminare che con questo pozzo elimineremo sicuramente i problemi di Cavadalica e Donna Lucata nella parte alta di Contrada. Quindi, come vedete, c'è tanta carne al fuoco, sicuramente, e lo scopriremo anche oggi. Ci sono tante altre cose da fare che noi oggi, come oggi, vogliamo attenzionare e vogliamo capire di che cosa si tratta, vogliamo incamerare in modo da svilupparle pian piano, e poi con i prossimi incontri magari ne parliamo nel dettaglio e vediamo quello che siamo riusciti a fare e quello che ancora c'è da fare. Sicuramente questi incontri sono importantissimi per noi, l'abbiamo detto in campagna elettorale, io l'ho detto in campagna elettorale perché ci credo, perché sono uno stimolo ad andare avanti e a fare delle cose. Voi, per voi dall'altra parte, è un controllo su quello che avete detto la prima volta. È chiaro che se veniamo qua la prossima volta e delle cose segnalate non ce n'è nemmeno uno fatto, diciamo, allora che venite a fare? Se ci dobbiamo prendere un caffè, dice, ce lo prendiamo magari al bar e non perdiamo tempo a nessuno. Quindi per noi è uno sprone, è una cosa importante in cui crediamo sia io e tutta l'amministrazione, e siamo qua proprio per questo. Oggi ne vogliamo proprio approfittare come primo incontro ufficiale per avere da parte vostra le segnalazioni giuste e sacrosante, e in modo che li mettiamo in debita considerazione e cercheremo di svilupparle nel più breve tempo possibile. È chiaro che ci sono delle cose che si possono fare a breve termine, cose a medio termine, cose a lungo termine. Tutte queste cose che vi sto dicendo saranno incamerate, messe di lato e sviluppate con gli uffici, in modo da dare delle risposte e magari verificare nel corso del tempo. Noi abbiamo pensato di fare questi incontri, proiettarli su tutte le frazioni
abbiamo fatto già Playa Grande, Donna Lucata, questo è l'incontro di Cavadalica, ne faremo uno fra una ventina di giorni su San Pieri, in modo che ci sia una linea continua e comune un pochino a tutta la frazione, a tutta la comunità. Quindi ci crediamo tantissimo, è inutile ribadirlo, e siamo qui a vostra disposizione per le vostre segnalazioni, per le vostre domande. Grazie. Prima di passare alle domande da pubblico, anche un breve saluto dall'assessore alle borgate. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno, e soprattutto non ci aspettavamo, diciamo, tanta gente, ma questo vuol dire che realmente ci si tiene molto a questa borgata, ma si tiene molto al nostro territorio. Voglio dire semplicemente una cosa, in modo che con il sindaco, che per male mi sono visto in questi giorni le interviste che sono state fatte negli ultimi anni e le problematiche che la gente, insomma, che è stata intervistata parlava su Cavadalica. Si parla di strade, si parla di pulizia, si parla di più servizi, si parla di un decoro urbano, si parla di verde, si parla di collegamenti al modo per quanto riguarda i turisti che non trovano collegamenti idonei per quanto riguarda i mezzi pubblici, si parla soprattutto delle cose essenziali che sono sistemazione docce, una disinfestazione adeguata, ma soprattutto pedane per i disabili. Insomma, queste sono le lamentele, o quantomeno che ho visto le segnalazioni che realmente, insomma, i cittadini e i residenti di questa borgata avete dato. Vi posso dire che come nuovo assessore, realmente in bilancio già con l'assessore ai tributi, stiamo cercando realmente per quest'estate di trovare delle somme adeguate per creare una programmazione soprattutto estiva, dignitosa per questa borgata, e quindi non lasciata come borgata, diciamo, di terza classe, chiamiamola così come qualcuno la definisce, perché realmente Scicli cammina da sola, le altre borgate su Donna Lucata e San Pieri camminano da sola, e quindi delle attenzioni ancora di più per quanto riguarda su Cavadalica. Questa è una promessa che questa amministrazione farà, ci impegneremo, mi impegnerò soprattutto a cercare quelle risorse dovute e necessarie per quanto riguarda questa borgata. Non mi voglio dilungare, quindi vi lasciamo alle vostre domande e cerchiamo, insomma, di rispondere, ma soprattutto un'altra cosa che voglio dire è che abbiamo insieme alla Giunta, all'amministrazione e al sindaco entro il 31 aprile, massimo la prima settimana di maggio, in modo che tutte le borgate da Donna Lucata, Praia Grande, Cavadalica e San Pieri siano accessibili ai turisti, ma soprattutto ai residenti che vengono a mare. Grazie.